17. Vi salutiamo per il momento. La voce interiore, attraverso Roberta S., guida. La luce che ogni giorno vi fortifica e vi ricarica è per voi solo un normale passaggio temporale che vi spetta come l'ossigeno che respirate. Imparate a riconoscere le grandi ricchezze che avete senza sminuire le loro fonti e le loro facoltà. Siete ricchi di energia e se volete potete donare al vostro mondo la vostra energia. Il vostro mondo è il vostro ambiente circostante, quello che maggiormente richiede la vostra cura, quello che invece trascurate in maniera piuttosto incisiva. Vi preoccupate molto per le sorti del mondo e poco per il vostro cammino interiore, quello che invece dovrebbe avere la vostra totale attenzione. Le distrazioni che vi sembrano cose giuste da seguire sono in realtà il modo per formare dei sentieri alternativi nelle vostre strade, già piuttosto disorganizzate. In molti casi perdete l'equilibrio, in altri casi vi smarrite. Noi vi diciamo che tutto ciò è illusorio e l'unica realtà è quella in cui siete ora, in questo istante. La vostra preoccupazione per il futuro vi allontana da voi e crea intorno a voi una nube scura. Iniziate a ripulire la vostra aria semplicemente occupandovi delle vostre questioni personali, senza sentirvi precari o di passaggio, perché voi siete ben saldi. Non avete alcun maleficio da temere e dovreste tornare a sentirvi liberi di esprimere il vostro benessere. Se volete aiutare il mondo, fatelo, esprimendo il vostro benessere, dimostrando a voi stessi che siete forti, di una forza che non ha nulla a che fare con l'avere delle idee giuste e sagge. La vostra forza interiore non deriva dal vostro ragionamento, quello semmai è alimentato dall'energia che vibra in voi, quindi è l'energia il vostro segno di riconoscimento, quello che può fare la differenza. Ecco perché vi diciamo di dare spazio e vita alla vostra essenza medianica, quella che da sempre vi fa vedere le cose da varie angolazioni, da varie dimensioni, poiché sapete riconoscere la vostra esistenza multidimensionale. Ognuno di voi sa di essere contemporaneamente su diversi livelli esistenziali. Noi vi diciamo che così come potete proiettarvi su livelli superiori e lì rigenerarvi, allo stesso tempo potete proiettarvi su livelli inferiori e da lì appesantirvi, al punto da non saper più guardare dall'alto le situazioni che l'esistenza vi sta proponendo. L'umanità non è giunta ad alcun punto di svolta. Ognuno di voi singolarmente giunge a vari punti di svolta e questo momento storico non ha nulla di diverso dagli altri, se non il modo con cui viene vissuto cumulativamente senza necessità. Il tentativo che vi si sta percuotendo contro, senza che ve ne accorgiate, è quello di rendervi tutti simili nel pensiero e nelle scelte. È un tentativo ingenuo che può funzionare solo su chi non si rende conto di esistere su vari livelli esistenziali. Chi ne è consapevole è del tutto libero e può procedere tranquillamente, così come chi non è consapevole continua la sua vita in tranquillità. La tranquillità è una chiave di apertura a nuove visioni. Il timore e il rifiuto di situazioni che non si comprendono portano invece ad allontanare la chiarezza e di conseguenza la tranquillità. Noi vogliamo dirvi di essere centrati su voi stessi, poiché prima di poter dare aiuto ad altri è necessario che voi siate liberi da preconcetti e timori instaurati con la violenza da chi vi governa.
Sappiate sorridere a chi cerca il vostro sorriso. Sappiate far contenti quelli che sono distanti dal vostro cammino, senza necessariamente cercare di risvegliare in loro qualcosa che anche voi riuscite a tenere sveglia in maniera latente. I vostri fratelli sono fratelli, anche quando pensano e credono diversamente da voi. La fratellanza umana non ha similitudini nello spazio, poiché è regolamentata da spiriti di luce che alimentano con la luce chiunque voglia poter percepire luce. Allora non vi confondete con ciò che da sempre appartiene al cammino umano. Non pensate che le ingiustizie possano raggiungervi immeritatamente. Quello che voi considerate ingiustizia in realtà è spesso l'esuberanza di chi non sa piegare la criniera senza dare prima calci. Dunque, non perdete la vostra compassione, ma allo stesso tempo sappiate che non siete mai soli, né siete destinati a vivere qualcosa che non vi spetta. Siete tutti nel posto giusto e potete tutti risollevare le vostre vite verso l'alto. Agganciatevi ai piani superiori e smettete di alimentare i piani inferiori, ma semmai vorrete avere della compassione per chi affonda nell'odio e nel rancore, allora tenete presente che per donare un po' di luce dovete averne davvero tanta. Quindi abbiate la costanza e la testardaggine di restare centrati sulle bellezze del creato, che ogni giorno sono sotto i vostri occhi, ma raramente le guardate, poiché avete preso l'abitudine di guardare verso il basso. Siate sereni, il mondo in cui siete è benefico, vi trasmette forza e armonia. Nessuno potrà mai togliervi la capacità di gioire per la bellezza di un fiore o la freschezza dell'aria che vi accarezza il viso, se glielo lasciate fare. Siate liberi mentalmente. Non dovete scegliere una parte con cui schierarvi, anzi, noi vi diciamo che potete schierarvi a giorni alterni, a momenti alterni e accorgervi che non esiste un'idea giusta e una sbagliata, una parte giusta e una sbagliata, ma esiste sempre qualcuno o qualcosa volto a riportarvi in alto, a vibrare con la stessa energia del sole. Non perdetevi in questioni materiali che non vi riguardano, ve lo ripetiamo. Non perdetevi in questioni che non vi riguardano, perché la vostra esistenza necessita la vostra attenzione. E se vi allontanate da voi stessi, non sarete in grado di gestire neanche le vostre mani, figuratevi quelle degli altri. Non siete in grado di donare amore se non sapete attingere al vostro amore, dunque. L'unica cosa che veramente conta per voi è riuscire a vibrare nella dimensione dell'armonia e dell'equilibrio. Solo allora potrete guardarvi intorno e decidere a chi e dove donare luce. Oggi siete poco luminosi e questo non dipende da altri. Non dipende da chi vi governa né da chi vi fornisce informazioni. Dipende dalla vostra attenzione rivolta al basso, dalla vostra ricerca di una giustizia basata su un bene e un male, definito dai colori di una bandiera. Non sarà così che troverete pace. Staccatevi da quel senso di superiorità che a volte vive in voi e lasciate spazio alla benevolenza verso chi non sta vivendo le vostre stesse esperienze. Cambiate abitudini se necessario, ascoltate la musica, dipingete, ballate o cantate, sappiate rilassare la vostra mente, sappiate percepire la benevolenza che vi circonda. Da sempre e mai vi ha abbandonato. Vi salutiamo per il momento. Meditate in maniera leggera. Non siate violenti con voi stessi. E ritroverete l'equilibrio che cercate. Pace a tutti voi.